Salve ragazze, eccoci qua, benvenute nel Micesso, benvenute nel Micesso ragazze. Allora, appuntamento mensile con Carla, la mia collaboratrice. Sapete che tutti i mesi qua sul canale e sul canale della Carly facciamo un tutorial dedicato a un'attrice italiana. Per adesso abbiamo iniziato così. Abbiamo fatto la Bellucci, abbiamo fatto la Sofia Loren, abbiamo fatto diversi, abbiamo fatto qualche tutorial e questo mese abbiamo deciso di dedicarlo alla Ferrilli, alla Sabrina Ferrilli. Ora, vabbè, ragazze, la Sabrina Ferrilli è una gnocca da paura e quindi è inimitabile anche lei, altrimenti non sarebbero attrici famose, insomma, ecco. Però abbiamo voluto ricreare, son curiosissima di vedere che cosa ha fatto la Carly. Io ho voluto ricreare una sorta di, vabbè, mi sono messa questa parrucchina, queste station, diciamo così, che sono finte, però sono d'effetto, è vero ragazze? E per ricreare un attimino il look, perché visto la Sabrina c'ha questi bei capelli tutti vaporosi, tutti belli, veramente, anche un bel colore, quel color castano dorato, ecco com'è che si chiama. E per quanto riguarda il tutorial, io ho deciso di usare, avete visto, non è che hanno queste attrici italiane, sono talmente belle che non hanno bisogno di tanti trucchi, di tante cose così, basta poco per essere belle, ecco. Quindi diciamo un'ombreggiatura per mettere in risalto le parti più belle, ossia ora la Sabrina ha questi zigomi belli, belli pieni così, ha questa faccina scavata, ha questi occhioni grandi, marroni, è bellissimo insomma ragazze. E io ho voluto riproporre questo trucchino qui. Ora ve lo faccio vedere da vicino e spero, ecco, che vi piaccia, spero di aver reso onore a una grande attrice. Allora, ecco qua. E io, insomma, vi dicevo, spero di aver reso onore a una grande attrice, a questa bellezza italiana, che cioè mediterranea, come ci può essere la Cucinotta, tantissime attrici bellissime italiane, perché non solo, cioè, ci sono belle le attrici americane, ok, anche quelle italiane. Grazie. Allora, detto questo, io vi saluto, vi mando un bacione alle nuove iscritte. Grazie, grazie, grazie. Grazie, veramente, siete carinissime, mi lasciate tutti questi commentini e io vi lascio al tutorial. Eccolo qua. Ciao belle. Alla Allora, prossima. eccoci qua, il parrucco l'abbiamo messo alla Sabrina Ferrilli. È una parrucca, cioè sarebbero due code, queste qua sarebbero due code, però io ho deciso di mettere, oddio, ora non c'entro nell'inquadratura, non so come mamma sta così. Aspetta, ho deciso di mettere una fascia così di fissarlo con delle mollettine e quindi diciamo che il capello risulta così. Allora, andiamoci subito a occupare della faccia. Allora, per la faccia sto usando questo campioncino che mi ha dato la mia amica Bianca della profumeria, l'Arcobaleno di Via San Salvatore, che è un venditore ufficiale della Hollister. Quindi mi ha dato da provare questa cosa, questo siero, questa base qua. Io non so se voi l'avete mai provata, io mi sto trovando benissimo. Questo qua è un siero uniformante e rende la pelle perfetta per 24 ore, quindi iniziamo subito a passare questo siero qua, che è una cremina liquida. Io ho già fatto la mia base con la crema e con questo vado a uniformare un pochino meglio il tutto. Allora, intanto vado a fare la base del viso con questo fondotinta che è un beige naturale della Max Factor. Questo è un fondotinta
copertina media, però mi sto trovando bene con questo. Lo vado a mettere con la spugnetta, questa è di L'Oreal, e vado a picchiettarla. Aspettate, ecco, vado a picchiettarla in tutto il viso. Allora vado a sistemare il tutto facendo un po' di contouring con questo prodottino qua, che è della Danni, con le dita. Formare il tutto con una cipria, prendo questa di Astra. Questa è la variante, una cipria compatta, e la variante è il numero 37. Allora, questa base è, vado a usare questa della Too Faced. Allora, vado a creare la mia base con questa matita di Urban Decay. C'è restato giusto un mozzicone, quindi non saprei dirvi che. Allora, prendo questo pennellino di Real Technique. Allora, vado a prendere due pezzettini di scotch. Li vado a sistemare qua a bordo occhio. E poi vado a prendere questa palette della W7, questa qua, e inizio a lavorare con questi. Vedete che c'ha questi colorini davvero molto bellini. Così. Questi capelli sono proprio. Allora, con un marrone più scuro vado a sfumare la piega dell'occhio. Con un ombrettino chiaro, questo è il numero 128 di Kiko. Questo colorino qua. Vado a creare il mio punto luce sotto l'arcata sopraccigliare. Torno a prendere il mio marrone e vado a fare un po' di. Vado a prendere questa matita di Deborah, mi piace tantissimo questa matita qua. Questa matita qua, perché è molto intensa, ha un nero molto intenso, e lo vado a passare sotto, dentro l'occhio. Allora vado a prendere questo eyeliner di Astra, questo al feltrino. Sabrina non ha quest'occhio con l'eyeliner allungato, quindi decido di fermarmi qua e dargli appena appena una puntina all'insù, ecco, diciamo così. Allora, metto le ciglia finte. Ok, adesso andiamo a mettere un po' di mascara. Questo è di Astra, è The Curling Volume. Cool. Che inglese. Allora. Perfetto. Guardate come tira fuori il marrone da miei occhi questo. Vado a sistemare un pochino questo qui sotto le occhiaie con questo correttore di L'Oreal, questo va.
È buonissimo, ragazzi, io mi trovo benissimo con questo. Vado a fissare tutto con questa cipria di Kiko, questa è la 04. E vado a fare un po' di contouring con questa terra, sempre di Kiko. Ecco qua.